Partono in 650 da Città di Castello per il campionato italiano cronometro che ricordiamo vale per la categoria Under 23 e per le categorie allievi maschile e femminile, ma ci saranno anche fuori classifica gli junior maschi e femmine e anche gli esordienti, anche qui maschi e femmine. Una grande festa di ciclismo a Città di Castello il 1º di agosto. Ci abbiamo messo un po' prima di ripartire, il Covid, i protocolli, le società che spingevano, e adesso arriviamo a Città di Castello, la prima vera gara titolata della stagione, un campionato italiano, 650 partenti. C'era una voglia smodata di correre, caro Vicepresidente. Assolutamente sì, una volontà anche di ricominciare l'attività che assolutamente fa onore al nostro movimento. Soprattutto insomma, qui in Umbria non si è mai perso appunto la volontà e la passione di voler ritornare al mondo delle corse. Non è stato sicuramente un periodo semplice, tuttora siamo in emergenza, ma con questa gara insomma, l'Umbria riparte col botto, con un campionato italiano che vede, come è già anticipato, una partecipazione ampissima, tre maglie tricolori in palio per gli under 23 e per gli allievi maschi e femmine, quindi insomma assolutamente un ritorno anche a Città di Castello che ormai è una città votata al tricolore, Al quasi quasi come tricolore, Reggio è Emilia che uguale, è la insomma, città del il tricolore, insomma per cui tricolore. dovremmo fare un gemellaggio. E quindi insomma assolutamente grazie al Team Forte Braccio che ancora una volta mette in campo passione e professionalità per un'organizzazione che sicuramente li metterà a dura prova visto l'altissimo numero di partecipanti. Però insomma una manifestazione che ovviamente rende onore e fa veramente piacere per questa regione, l'Umbria, che davvero al ciclismo può dare veramente tanto e assolutamente, come è la dimostrazione dell'assegnazione di questi campionati italiani, dal ciclismo è ricambiata, insomma, un affetto reciproco. L'alto numero di partecipanti dimostra anche come appunto l'Italia ciclistica venga volentieri in Umbria a gareggiare. Città di Castello sarà sicuramente in grado, come l'ha già fatto per il campionato italiano juniores, di accogliere nella maniera migliore tutti questi nostri ciclisti e lo staff, pur con le restrizioni dovute appunto dai vari protocolli e dalle linee di indirizzo. Ma l'organizzazione è pronta, è stata fatta nei giorni scorsi con i comitati provinciali di Perugia e Terni, anche una simulazione, peraltro un'iniziativa partita dall'Umbria che poi è stata ripresa anche in tante altre situazioni e in tante altre strutture territoriali. Anche la struttura nazionale del fuoristrada ha voluto fare un'esperienza appunto di simulazione come quella appunto partita dall'Umbria, per cui insomma una regione che sta anche dimostrando di avere ottime idee, ottime gambe con cui pedalare. 2019 campionato italiano juniores, 2020 campionati under 23 allievi di cronometro. Questa città del turismo e dello sport, caro sindaco e caro presidente, l'avete già fatta, insomma. Beh, l'iniziativa del 1º agosto è molto bella e significativa, simbolica oserei dire, perché è la ripartenza di uno sport nobile e popolare come il ciclismo dopo il Covid che ha bloccato tutte le attività economiche, culturali, ma anche sportive. Tutti sappiamo quanto lo sport sia parte integrante della nostra vita quotidiana, per cui davvero un grande ringraziamento agli organizzatori, agli sponsor, ai tanti volontari che permetteranno questa bella iniziativa che ovviamente non potrà vedere il pubblico al traguardo, ma durante il percorso sarà possibile assistere col distanziamento, per cui già questo è comunque un segnale di speranza. Io non posso che essere molto soddisfatto di questo progetto che viene realizzato perché, ripeto, simbolicamente è un segnale molto molto bello di ripartenza per tutti noi.